Si attende la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla questione clima. I tempi in cui si poteva fare affidamento sugli altri sono passati da un bel pezzo, e quanto ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo che aveva definito insoddisfacente l'esito del G7 italiano a Taormina. Intanto qualche passo in avanti è stato fatto sul commercio, ma poco per quanto riguarda la questione migranti. Tutti uniti invece nella lotta contro il terrorismo, ma è bastata la netta contrarietà della Merkel a scatenare in questi 2 giorni una querelle a distanza e anche ravvicinata con il Pentagono americano, che adesso tornato negli Stati Uniti dovrà far fronte alla intricata vicenda delle Russia Gate. L'FBI vuole sentire il genero di Trump. Lo stesso presidente degli Stati Uniti ha detto di porre in lui totale fiducia. Reincantare l'Europa è il titolo di un interessante libro scritto da Valentina Battista, che è stato presentato sabato scorso presso il Polo Museale Civico di Cirignola. La responsabilità che dobbiamo assumerci è questa: in questo momento ci interessa più vivere della prudenza, perché di prudenza ce n'è troppa al mondo. Partendo da questo spunto di Altiero Spinelli, il volume mette in evidenza un'analisi sociopolitica e culturale, oltre che delle testimonianze reali vissute dall'autrice. Offre un'agile chiave di lettura del processo di integrazione europea. Infatti, come dice il titolo, si tratta di una impellente necessità, fortemente avvertita dalla generazione dei millennials. Sono interrogativi che oggi si pone l'Europa, privata del fil rouge del suo racconto, naufragata nel mare nostrum dell'indifferenza. E manca anche l'obiettivo di uno sviluppo armonico dell'Unione e degli Stati, sempre più vincolati alla logica dei trattati, ma certamente di non avere per ora uno spirito comune per la creazione di un assetto istituzionale, profondamente politico e funzionale come gli Stati Uniti d'Europa. Mimmo Sena, Speciale News. Si terrà giovedì 1 giugno presso il Cineporto di Foggia la conferenza stampa di presentazione del Festival della Letteratura Mediterranea, ideato e curato dall'Associazione Mediterraneo e Cultura in programma dall'8 all'11 giugno nella cittadina Sveva. L'obiettivo di quest'anno è di confrontarsi tra giornalisti, attivisti e operatori culturali provenienti dall'area del Mediterraneo. Un totale di 30 ospiti per 4 giorni ricchi di appuntamenti, dalla graphic novella al reportage, dalla poesia alla scrittura musicale. Tra i nomi del festival in ambito musicale spiccano Colla Pesce, Francesco Di Bella e Diodato, ma anche il rapper Emir Issa e il duo hip hop musulmano dei poeti Pilgrimage. Durante la conferenza stampa sarà proiettato in anteprima il docu spot del festival, ideato e diretto dal regista Luciano Toriello in collaborazione con la sceneggiatrice Annalisa Mentana. Mimmo Sena, Speciale News. Stella Lourdes si porta a casa un successo pesante ed intravede il sogno della promozione in Serie B di basket. I biancazzurri di Gigi Marinelli hanno offerto una prestazione eroica su un parquet marchigiano dove la Janus Fabriano era prontissima a concedere il bis dopo il successo del Paladileo. La partenza è equilibrata, il primo acute dei padroni di casa con il duo Bugianovo-Guercia a piazzare il primo mini break 14-9. Quando suona la carica Ivan Scarponi per la Castellano Udas non ce n'è più per nessuno. L'ala sanseverese dimezza lo svantaggio ed insieme a Cota chiude il primo quarto a meno 1-15-16. Nel secondo la Janus molto in difficoltà, troppi palloni persi agevolano i biancazzurri che non si lasciano sfuggire l'occasione. Con la linea difensiva ben tenuta da Gambarota e Leo al referto, nel finale effettuano l'operazione sul basso fra le grida della propria tifoseria che incita a gran ripresa i suoi beniamini. E all'intervallo lungo Castellano Udas 31, Fabriano 24. Dal terzo quarto in poi i cannibali allungano ancora con Scarboni, ma a reverto ci vanno anche 13, Romano, Gambarota, a coronare un successo ampiamente meritato e ben costruito in un'intensa settimana di allenamenti. Fabriano paga la presunzione di aver pensato di poterci lavare e anche di non essere stata impeccabile quando avrebbe potuto sotto le planche. Ora poco tempo per riposare, anche perché bisogna preparare la trasferta calabrese, che potrebbe essere quella decisiva contro il basketball Lamezia, vincente in Sicilia per 62-56 sul Green and Basket Palermo. Mimmo Sena, Speciale News.
Sono stati indecisivi gli ultimi 90 minuti di gioco per decretare le ultime due situazioni nella giornata ultima del campionato di Serie A 2016-2017. Per la salvezza, il Crotone, battendo la Lazio con il punteggio di 3-1, conquista una storica salvezza, a un anno esatto dalla promozione in massima serie. L'Empoli, invece, che in 11 mesi ha dilapidato un vantaggio che sembrava incolmabile, viene sconfitta a Palermo per 2-1 e retrocede in Serie B, facendo così compagnia a Pescara e Palermo. Nella lotta per la Champions League, la Roma, nel giorno dell'addio di Francesco Totti al calcio giocato dopo 25 anni di attività, batte in 90 minuti intensi il Genoa per 3-2 e accede alla fase a gironi della Champions League. Il Napoli, che vince 4-2 a Marassi contro la Sampdoria, dovrà disputare i play-off. Nell'ottica degli altri risultati della giornata, la sponda milanese esulta, almeno quella nerazzurra, vincendo 5-2 sull'Udinese, mentre cade, travolta anche dal caso Donnarumma, il Milan a Cagliari per 2-1. Tra gli altri risultati di rilievo, da segnalare il successo del Torino che batte il Sassuolo per 5-3. Questi i risultati dell'ultima giornata di campionato per esteso: Atalanta-Chievo 1-0, a Bologna-Juventus batte Bologna 2-1, Cagliari-Milan 2-1, Roma-Genoa 3-2, a Genova Napoli batte Sampdoria 4-2, Crotone-Lazio 3-1, Fiorentina-Pescara 2-2, Inter-Udinese 5-2, Palermo-Empoli 2-1, Torino-Sassuolo 5-3. Classifica finale: Juventus 91 punti, campione d'Italia, Roma 87 punti ai gironi di Champions League, Napoli 86 ai preliminari di Champions, Atalanta, Lazio e Milan rispettivamente a quota 72, 70 e 63 punti in Europa League. Inter 62, Fiorentina 60, Torino 53, Sampdoria 48, Cagliari 47, Sassuolo 46, Udinese 45, Chievo 43, Bologna 41, Genoa 36, Crotone 34, Empoli 32, Palermo 26, Pescara 18 punti. Queste ultime tre retrocedono in Serie B. Mimmo Siena, Speciale News.